Teo. Qualche istante partirà la gara maschile, è già la prima prevista lungo il tracciato di gara. Tutte le porte per Matteo, e fissa il tempo in 49 e 14. Pettorale numero 1 indossato dallo spagnolo Daniel González Fernández. A seguire poi avremo Federico Romolo con la 152 della Valpalò, quindi Lombardia, e poi Simone e Golden Team a seguire con Luigi Graziano, Leonardo Clivio e via via tutti gli altri atleti. Intanto la classifica provvisoria del femminile vede in testa la Cayenne Cosner del Gardena Raif in 59 e 37, seguita a 60 centesimi dalla Giulia Trentin dello Ciclab 18, terza posizione per lo Ciclab Sestriere Margherita Parodi a 64 centesimi di distacco. Poi abbiamo in quinta posizione l'Aurora Zavattelli, il Collegio Veneto, poi Equipe Limone in sesta con Melissa Astegiano, settima posizione per Francesca Carolli, sci accademico italiano, ottava posizione per Martina Marangon del Revolution Ski Race, nona posizione per Hanna Wanker Raif Gardena, ed infine decima posizione per Giorgia Tari del Livata a 1,84 dalla testa della classifica. E purtroppo Alberto non riesce a concludere la sua gara. Niente di grave per fortuna. Prima pipista già giunto al traguardo da qualche istante. Attendiamo adesso il secondo e poi si può dare il via alla gara maschile, questo gigante maschile. La prima giornata di gare della nona edizione del trofeo Fossone organizzato dallo Ciclab Aosta. Ultimo atleta in gara in pista ora col 270, ecco, secondo apripista al traguardo ed è pronto al cancelletto di partenza posto a 2000. Ricordo a tutti i ragazzi di tornare immediatamente in partenza, Daniel González Fernández, subito la pista per la seconda manche e si partirà. Ultime porte per Matteo, riuscito a passare indenne le ultime porte e chiude la sua gara in 48-24. Per i tempi tecnici, per il ritracciamento della pista, ripartiremo a breve. Partito sulla parte alta del tracciato lo spagnolo Daniel González Fernández. Cerdania, il sodalizio d'appartenenza di questo atleta. Di fatto per lo spagnolo che apriva appunto le tanze di questo slalom gigante maschile, quindi largo a Federico Romele, club Valpalò, pettorale 152 lungo il tracciato di gara. Eccolo, lo vediamo sul finale del muro che poi lo conduce sul lungo scis
finale prima dell'arrivo. Ultimi metri per il piemontese, chiude in 1:00:89. A seguire Luigi Graziano, equipe Limone. Un altro piemontese, un primo piemontese lungo il tracciato di gara, lo seguirà poi un altro piemontese del Golden Team. Luigi Graziano al traguardo, 59:90 il tempo per questo atleta. Leonardo Clivio adesso è lungo il percorso di gara, Golden Team, come dicevo prima, il sodalizio d'appartenenza per questo atleta. Eccolo, ultimi metri, chiude in 59:77. A seguire Dennis Sepa. Dennis Sepa, il club Sister Erfin, ancora a Piemonte, che occupa la pista. Ultimi metri anche per il piemontese, 1:00:16 il tempo fatto segnare da Tennis Sepa. E ora la volta di Diego Nögler Kosner, l'altoatesino in rappresentanza del Gardena T-Team. Nero. Eccolo Nögler alle ultime battute, 59:78 il suo tempo. E seguire l'altoatesino, abbiamo ora Pietro Salzotto, il ligure dell'Imperia C 2004. Nulla di fatto per il ligure, il 157 Pietro Salzotto, e allora spazio per Gregorio Bernardi, naturale 158, prende i colori dello Ciclab Sestriere, quindi più volte lungo il tracciato di gara. Io rimattengo. Ecco l'arrivo del piemontese, 1:00:20 il suo tempo. E adesso è l'ora della Revolution Ski Race, porco club lombardo difeso da Filippo Lettig. In gara Jacques Bertrand, che dice, non avresti in quella tua gara, sono abbastanza combattuto io, dove sei? Guarda un po', a qualche istante lungo la tracciata di gara è la Valdostano, la parte alta del percorso di gara, lo ricordo, 40 porte di gigante con due cambi. Poi con la luce del muro c'è nel non mi sembra dire che ci sia nulla di fatto per il Valdostano Jacques Belfrong, figlio di Matteo Belfrong, ex nazionale azzurro di sci, e quindi spazio per Stefano Pizzi.
Pizzato che segue appunto Jacques Bertrand. Trevor Drouchet, il cross d'appartenenza per l'atleta ora in gara. Ultimi metri per il Veneto che taglia il traguardo in 1:02:41. A seguire lo Stuttgart-Zürich, ora il petrolale 162 Paolo Sanelli, il 161 è out lungo il percorso di gara, Stefano Pizzato con 162, quindi è Paolo Sanelli, una rappresentanza del club Campiglio Sporting. Trentino lungo il percorso di gara. Eccolo Gianmarco Paci al traguardo, 1:05:61. A seguire lo Sporting Campiglio e ora Alberto Ceglie di a Monte Caio, quindi Appennino Emiliano, eccolo al traguardo in 1:01:29. Abbiamo adesso un atleta dell'equipe Limone che segue appunto Alberto Ceglie, si tratta di Edoardo Saracco. Eccolo il piemontese ormai in vita del traguardo, ultimi metri per lui, il suo tempo 1:02:62 per Edoardo Saracco. Per Ceglie, scusate. Per Ceglie, non per Saracco. E questo è adesso la volta di Edoardo Saracco, il piemontese. Eccolo al traguardo, lo taglia in 59:32. Max Peratone a seguire Edoardo Saracco, quindi Gardena Raip in pista Alto Adige. Metri anche per l'Alto Atesino, prima del traguardo 1:00:93, il suo tempo. Pietro Paolo Barsanti, 167 il pettorale indossato dall'atleta del Valtisone Camillo, il piemontese, ora impegnato lungo il percorso di gara. Questa prima giornata per quanto riguarda il trofeo Fosson, giunto alla sua nona edizione, organizzato come da sempre dallo Ciclabot sui Nini di Pila. C'è uno start stop, qualche
istante, giusto per permettere di dare un riassetto alla pista, dopodiché si riprenderà questa gara di gigante. Vi ricordo i pettorali e agli atleti giunti al traguardo da consegnare nelle casse rosse. Alla partenza dopo questo breve start stop per permettere di lavorare una porta dove forse si era formata una buca più profonda, e quindi è pronto in partenza il pettorale 167 che appartiene a Pietro Paolo Parsanti, Valchisone Camillo, il club d'appartenenza per questo concorrente. Tracciato per il pettorale 167, partito da 20, da oltre 20 secondi. Nulla di fatto per il pettorale 167 che apparteneva a Pietro Paolo Barsanti, out lungo il tracciato di gara. Allora spazio Edoardo Girardi, 168, il pettorale indossato da questo concorrente. Anche per l'atleta piemontese, pettorale 168, auto lungo il tracciato di gara. Vediamo Matteo Bottero se saprà raggiungere il traguardo, questo atleta del piemontese, del San Sicario Cesano.
Torniamo a gare per Matteo Vottero. Eccolo che arriva, no, invece è alle ultime porte in vista del traguardo. Lo taglia 1:02:54. 1:02:54 per Matteo Vottero, seguito da Mark Comploy, l'atleta altoatesino del Gardena. Al traguardo l'altoatesino 1:00:24, il tempo fatto segnare da questo atleta del Gardena. E adesso spazio al Veneto, club Druce, Lorenzo Salvati, 171 al pettorale. Dicono out per il Veneto. E quindi l'arco per Francesco Pio Pitta, l'atleta valdostano che difende i colori degli azzurri del Cervino. Il tempo .173 è out .185, non prenderà il via intanto. Occupa il tracciato di gara, esatto, di Pietro Tranchina, Golden Team, il sodalizio d'appartenenza per questo atleta. In vista del traguardo, eccolo in 1:02:27. A seguire Stefano Fatta, segue Pietro Tranchina, il valdostano dell'equipe de ski Val Tournanche. Anche per lui gara finita, eccolo al traguardo, 1:00:31. A seguire il valdostano abbiamo ora Gianmarco Carnovale, club 21, il sodalizio d'appartenenza per questo atleta. Il tempo ci trova Alberto. Chi? 169. Preso via da qualche istante sulla parte alta del traguardo del percorso, scusate, Francesco Saglietti. Contese dell'Oasi Zegna che occupa il tracciato da qualche, da oltre 30 secondi. Yeah.
anche per lui gara terminata al traguardo in 1:02:77. 173, dove vai? 178 è out, Gianmarco Carnovale, out lungo il percorso di gara. Quindi è la volta di Francesco Salietti. Allora, seconda manche per i maschi, partenza ore 13. Eccolo il piemontese alle ultime porte, il traguardo, il suo tempo 1:07:83. A seguire abbiamo ora Arturo Severi, il friulano del Bachmann. Nulla di fatto per Arturo Severi, out lungo il percorso e quindi spazio a Lucas Pons Morillo, lo spagnolo del Cerdania. La Spagna si è aggiunta all'Inghilterra e alla Francia e l'anno scorso hanno partecipato all'ottava edizione, quindi trofeo Fosson ancora più internazionale quest'anno rispetto agli anni scorsi, con l'aggiunta appunto della Spagna. Ecco lo spagnolo sul lungo Schuss prima del traguardo, il suo tempo 1:04:04. A seguire lo spagnolo abbiamo Massimiliano Clar fra le 182. Al traguardo in 1:03:22. Al pettorale 183, ora la volta di Leonardo Rigamonti, Sassicario Cesana, i colori difesi dall'atleta in gara. Traguardo 59:77, va a segnare il tempo Leonardo Rigamonti, seguito da Francesco Zucchini tra le 184 in rappresentanza del Porto Vescule in Alto Adige. Ecco Francesco al traguardo, 1:01:14. Il 185 non prenderà, non taglierà il traguardo, out lungo il percorso di gara. E quindi col 186 una volta di Thomas Mattioni, il trentino Valtrichemme. Anche il 186 out lungo il percorso, spazio quindi a Giorgio Saputo. 187 il pettorale indossato da questo atleta appartenente allo ciclato di Va. Ok,
con il numero 3 Burlon di Rufle. Anche per lui gara terminata, eccolo al traguardo in 1:05:74. A seguire Giorgio Saputo, ora Fabio Allasina, ultimo muro in arrivo Buccia, College Limone. Il sodalizio da partenza di questo concorrente, di questo atleta. Ultimi metri per lui, il suo tempo 1:00:51. Il numero 5 in pista Fontanini, Andrea Bertoldini. E chiude la sua gara con il tempo di 49:40. Ultima porta, Dorian Ginevra. Ecco la stretta dell'Alta Valsassina che taglia il traguardo, 1:00:59. 48:64. Il segnale di Andrea Bertoldini. E per il mondo assieme in pista Treves Crista. E tocca adesso a Nicola Mandozzi, il friulano del Bachmann. Chiude con 49:55. Eccolo al traguardo, 1:04:38. Nicola Mandozzi, Alberto Caudani a seguire. Il Lecco 2, Bertazzoni Laura. Intanto dello Club Valpalò, questo atleta che sta scendendo adesso. E chiude la sua gara con il tempo di 52:40. Col numero 9 Casse Matilde del San Sicario Centro. Out per quanto riguarda Alberto Claudani, non prenderà, non taglierà il traguardo. Spazio quindi a Pietro Pisello. Valdostano dello Club Giamolè, eccolo al traguardo, gara chiusa in 1:01:78. 47, a seguire il Valdostano abbiamo ora Tommaso Rabotto, 193 il pettorale indossato da questo atleta. Con numero 11 in pista Garbasso Beatrice dell'equipe Limone. E chiude con il tempo di 52:75. 193 è out lungo il percorso, quindi non vedremo l'arrivo di Tommaso Rabotto. Spazio quindi a Jessica, che chiude con il tempo di 47:39. Yas, un altro Valdostano lungo il tracciato di gara. Il 13 all'arrivo Gai Benedetta si chiude con 48:69. Teniamo out anche il Valdostano, oltre il minuto non lo vediamo finale, quindi out anche per il Valdostano. Così è, la conferma arriva e quindi spazio ad Alessandro Schiano, Modonesi 2, Colon Giorgio col club 2 alle ultime porte di Monte lungo il tracciato di gara. L'arrivo 46:54:02:79. A seguire Alessandro Scano e ora Paolo Rancone, 196 pettorale indossato del friulano del Batman. Ecco
anche per lui questa gara terminata con il tempo di 1:02:67. A seguire il Bachmann, adesso abbiamo il totale 198 Mattia Collini, mentre Lorenzo Stirano 46:34 lungo il bracciato di gara, l'atleta dello Ciclab Aosta, un ciclab che artista Farina Alessia ha fatto questa manifestazione di tre giorni sulle 20.000 in Val Chisone, Ciclab Aosta in collaborazione con Race Team Magazine. Aspetta tre giorni. Numero 19 per Antonio Blella del Carvena. Mattia Collini 198. E chiude con il tempo di 47 metri. Eccolo al traguardo. Il suo tempo 1:08:98. Sandri Camilla in pista, San Sicario 2. A seguire Leonardo Cesana, il valdostano del Ramon Montblanc. Ecco l'altro guardo, 1:02:47 per l'atleta rossonero. Ancora Valle d'Aosta in pista con il pettorale 200, abbiamo Edoardo Carrel, anche lui in difesa dei colori dello Ciclab Ramon Montblanc, club di Frescati, che si allena assieme al Courmayeur sulle nevi appunto della stazione sciistica ai piedi del Monte Bianco. 1:02:46 intanto il tempo fatto segnare dal valdostano Carrel. E ora la volta di Carlo Giulio Artubondo nel pittorale 201 49:35 dalla Valle d'Aosta, ci spostiamo al vicino Piemonte. Il numero 23 Colturi Lara del Golden Pizzo. Allora, due minuti di sospensione di gara per 84, dare modo di tempo, sistemare la pista, poi la partenza del pettorale 201. Ed è già in pista il numero 24 Ciorosina Beatrice del Courmayeur Montebianco. Il numero 25 Foresta Alessandra, la Vici Gruppo. Foresta Alessandra. Poche porte dall'arrivo. Il numero 26 Parravicini Sofia dell'Ecco. Il tempo di 48:58. Il numero 27 Romano Giulia del Valpalò. 46:81 il suo tempo. Ed è in pista col numero 28 Amigoni Sofia, Radici Gruppo. E chiude con il tempo di 47:83. Parte quindi con la pettorale 201 dopo questa breve sospensione per dare appunto numero 29 per permettere di sistemare un attimo la pista di gara. Pettorale 201 quindi in pista, si tratta di Carlo Giulio Arduino in rappresentanza del San Sicario Cesana. Pinci Chiara Federica e Aosta.
ed è in pista con il numero 30, anzi 30 non parte, numero 31 Villani Viola. Out. Anche per lui gara finita, il traguardo in 1, 01 e 06. A seguire il piemontese abbiamo Luca Bianchi, Lecco, quindi Lombardia. Tra le 202 in vista del traguardo, 1,03 e 40. A seguire il 202 sarà il pettorale 204, intanto Pietro Gasperi, pettorale 203, non prenderà, non vedrà il traguardo. Auto lungo il numero 35, Gabriele Bianchi, quindi Merlo Benedetta, altri centrali, Ciclab Lecco, e purtroppo salta. Per il Lombardo supponiamo auto, così è lungo il percorso di gara, quindi spazio a Edoardo Grimaldi, il piemontese del SOSDU. Il pettorale 36, Ciuccarelli Giulia, Raffaele. Ecco l'altro guardo, 1,02 e 77 il tempo fatto segnare dal piemontese. E col 206 Carlo Giuseppe Borri, il valdostano dello Ciclab Valdaias. In pista il pettorale 38, Sbinelli Gemma, Ciclab Lecco. Il traguardo per il valdostano 1,01 e 89, e a seguire Carlo Giuseppe Borri abbiamo Riccardo Poser, il Veneto, dello College Veneto. Pista col pettorale 38, Paltrinieri Alice. Pettorale 207 indossato dall'atleta ora impegnato lungo il percorso di gara di questo slalom gigante, prima giornata di gara per quanto riguarda gli allievi del nono trofeo Fosson, mentre i ragazzi pista adiacente, pista parallela, stanno svolgendo lo speciale. Domani gare invertite, allievi speciale e ragazzi giganti. Anche per lui auto lungo il percorso per il Veneto Riccardo Poser, seguito da Marco Facci. Group, il sodalizio per il Lombardo. Il pettorale 41, di Matilde, Ciclab Walter Nash. Informazione Metropone, 54-93. Eccolo Marco Facci agli ultimi metri, taglia il traguardo 1-0-1 col pettorale 96 in suo tempo. Vai Marco! Pardon, gol pettorale 209 a seguire Mirko Zarini. Mirko Zarini, College Veneto 2. Pettorale 43, 44, pardon. Club di questo sodalizio, di questo college. Eccolo al quarto, 1,00 e 89. Alessandro Piscanec. Marta, altro tempo in 55,99. Eccolo Alessandro, ora 1-0-1, tanto a terminare il gigante allievi. Ultime porte per la Ligure. Il
col 211 euro alla volta dietro Casagrande. Il Veneto del Trice 2. Ora d'arrivo a pettorale 47 in contromano Beatrice, ciclo del Courmayeur Mont Blanc. Anche per lui gara finita con il tempo di 1:05:08. A seguire Pietro Casagrande, cura d'arrivo pettorale 48, Turri Valdostano, riprende i colori blu e gialli del club Courmayeur Montebianco. Ferma il tempo in 58:87. Hanno due gli atleti del Courmayeur Montebianco, uno di seguito all'altro, il primo questo ora il 49 Mainetti Carlotta probabilmente out, e Edoardo Hegeman, poi farà Tommaso Maria Torno. Vi ricordo di arrivo il pettorale 50 De Vita Gaia Rosa. Per quanto riguarda Eggman, vediamo comunque la conferma dal tabellone di 51 e 10. Corre ancora. Ultima porta per il pettorale 51 Sala Ludovica. Ludovica ferma il tempo in 48:39, ottimo tempo per lei. A breve avremo la classifica provvisoria. Ultimo porte per il pettorale 52 Chiaramente Vecchia. La conferma è arrivata a questo momento, nulla di fatto per Rinaldo Stano e Edoardo Heikeman. Ultimo porto per il 53 Zanetti e Leonora. Sospensione ancora per quanto riguarda la gara e con un tempo di 48:76 firma la sua prima mano. Prenderà col compagno di squadra di Edoardo Hegeman, sia con Tommaso Maria Torno, sempre dello club Courmayeur Montebianco. Out anche il pettorale 55, numero Sofia. Sofia. Atleta in pista da quasi 50 secondi, quindi quasi sullo scis finale ai piedi del muro terminale, eccolo qua, prima del traguardo. In pista col pettorale 56 Aimone Giorgio, ciclo di San Sicario. Con lo Torno chiude in 1:03:27 la sua odierna fatica. E a seguire il Valdostano, e allora ancora prima la sua prima manche Valdostano, Yannick Mieroz, club Pila, club Pila che assieme allo club Chamolet, allo club Aosta che ha organizzato questo tutti i giorni si allena Costa Virginia della stazione Aosta 1:00:29. Intanto il tempo fatto segnare da Yannick Mieroz. Era la volta di Nicola Migliardi, Valchisone Camillo, il sodalizio da precedenza dell'atleta. Del giro al mando? A posto? Tutto bene? Ci ha dato le insalate? Finisce, conclude la sua gara. Sì. Il 55. 0:03:36. Tempo fatto segnare da Nicola Migliardi, seguito da Riccardo Moschetto, Moriconi di Oasi Zegna, quindi un altro piemontese in pista. Tra il 60, Saini Sara. Out per quanto riguarda Riccardo Moschetto, non taglia il traguardo, quindi attendiamo Filippo Valditara, Revolution Ski Race
i colori che difende questo atleta. Col pittorale 61 Poletta Martina. Sì, sì, a posto. Ci siamo lì in un tempo di 48 e 91. In pista ora col pittorale 63 Scappulli Giulia. Metri prima del traguardo per questo concorrente, chiude il 1-0-1 e 85 la sua gara. A seguire col 218 Brando Pomega. Ti chiamo con Academy School, i colori che difende questo concorrente in gara in questo istante. Tanto un attimo di licenziatura e poi la partenza. L'ultimo quarto della traslatina. 218 out, quindi nulla di fatto per Brando Pomega. Il suo tempo risulta essere 5-1. Ricordo in prima posizione con Turina Alessandro Chiaravanti, 244 contato da questo don a te. Diciamo lei, 46-09. Ecco là il traguardo, 1-0-2-28 per Alessandro Chiaravanti, seguito da Gianluca Tessa. Dai! 65, Cantina Rai, e quindi Alto Adige in pista. Dai, ok, perfetto, dai. Va bene, no, ma sono sicuro, dai. Ci aggiorniamo, se hai bisogno chiama qua, ok. Il tempo della Tocchesino 1:01:32. No, perché bianche banche. Sì, va bene. Va bene, perfetto, lungo perfetto. Il percorso per quanto riguarda Mattia Zanini, e ora la volta di Thomas Pisson, 54-42. Metà rosso-nero, dipende i colori dello Stiglav Pila. Ultime fatiche per il titolo 68, Tarzaniga Chiara. Quindi in 53. Valdostano sul lungo 69 prima del traguardo finale, taglia in 1:02:36 Bisson, e a seguire abbiamo ora Gregorio Borracchia. 2-2-3 mi dicono NA, quindi Gregorio Borracchia non guarderà il traguardo. Formato lungo il tracciato da un incidente. E la Valdostana chiude in 51-09. E a seguire Borracchia e ora Francesco Peccato. Alta Valsassina, quindi Lombardia lungo il percorso di gara. Se tutto spagnolo di gara. Purtroppo il pettorale spagnolo Melissa fa segnare un tempo con il pettorale 72 al traguardo 1:01:56 tempo impiegato da Francesco Peccato, mentre si fa il 2:25 NA out lungo il percorso. Si tratta di Leonardo Ilio Innocenti, e allora spazio per Thierry Mathieu. Sì. Un altro valdostano sul percorso di gara, Thierry Mathieu. Non partita prima. Appartenente sempre allo Stiglav Pila. Peccato per lei. Sarà tempo di manico questa cosa. Il pettorale 73 Guglielmina Beatrice, Barallo per Montenegro 56. Inizia del traguardo Thierry
Lottaglia 1-0-2-39. Siamo fatto segnare dall'atleta rossonero. A seguire Thierry abbiamo Pierluca Panza, che ricorda tutti gli atleti di gara, che accademico italiano speciale immediatamente la gara, quindi si prega di ritornare immediatamente in partenza. Il numero 74 finisce out. 75. Eccolo al traguardo, 1-0-2-20, facciamo segnare da Pierluca Panza, e a seguire abbiamo Marco Pietro Pesti. Nulla di fatto per pettorale, 76, canino su chi? Auto lungo il percorso di gara, quindi l'ingresso a Fabrizio Caputo. A Remogna il sodalizio da parte del tempo per la personara è di 53.08. Ultima fatica per Sarubi Chiara, pettorale 77. E il suo tempo è di 49.45. Out anche per Fabrizio Caputo, non giunge al traguardo, e ora la volta di Mattia Di Pieto, club Euro. Eccolo al traguardo, 1:04:40 il suo tempo. Il pettorale 79, Matteo Sofia. Allora, attenzione, gli atleti, 47, anche quelli che hanno saltato lungo il tracciato di gara, sono pregati di consegnare pettorali sul traguardo delle casse rosse apposite messe a disposizione. L'arrivo in 1:03:59 per Mattia Di Pieto. Il pettorale 80, Simone Giada chiude in 52.92. Pettorale 81, Provenza Elisabetta. Con il 331, Tommaso Rainaldi. Club Gran Sasso. Eccolo all'arrivo, 1:03:76. Il suo tempo è di 49.60. A seguire Pietro Butturini. Ricordo a tutte le atlete in gara di tornare immediatamente in partenza, perché la gara riparte senza ritracciatura. Quindi siete pregati di ritornare su in partenza, grazie. 82 non partente, 83 in pista, Urbani Hemma. 1:03:76 fa segnare il tempo. Probabilmente la Trentina ha avuto dei problemi in pista. La vediamo qui. Adesso andiamo all'arrivo il numero 84, Marco Sierra, l'altro terreno della Gardena. Anche l'84 out, e quindi procediamo con l'85, Zanetti Francesca, addirittura d'arrivo, ultime porte per lei. No. 2-3-2 in partenza, quindi pettorale 2-3-2 85 col tempo di 50.18 Francesca Zanetti. Pettorale 86, Fabiano Sofia. Eccolo. Ciclet Valdaias. E l'atleta del sodalizio Fantostano ferma il cronometro in 49.31. Pietro Butturini, lo possiamo vedere sulla parte alta del tracciato. Il Veneto dello Ciclab Gallio. In pista ora con il pettorale 87, Baudino Sofì, molto rischitino. Problemi probabilmente per io adesso forse mi sei ripreso un po', ma appena arrivato che forte
per Pietro, ecco lo traguardo, 1:02 e 79. Adesso è la volta di Giulia al tempo in 54:36 del Club Gardena 2, pettorale 230, pettorale 89, Bertolio Maria, Lucio Schieresti. Dicono out lungo il tracciato di gara, problemi per Julian Rugatiere, quindi spazio per Alessandro Ferrari, perché anche Nicola Patti, che indossava il 234 in pettorale, ha avuto dei problemi lungo il percorso di gara. Spazio per l'ultimo corte invece per la concorrente col pettorale 90, Mazzaretto Emily. E la trentina del Falconiere Skipping ferma il cronometro 56:11. Adesso sta andando questa. In pista è praticamente in dirittura d'arrivo. Finita questa, certo. Via. Il pettorale 91, Cervini Aurora. Ferma tempo in 52:86. Ricordo Alessandro al traguardo 1:03:76 e le ragazze partono immediatamente per la seconda gara, quindi Alessandro Ferrari seguito immediatamente da recarsi in partenza. Il friulano del Bac, pettorale 92, Pompei Alice, ferma il tempo in 48:76. Cocchetti ogni anno ha problemi anche per lui lungo il percorso di gara, quindi l'arco a Pietro Massimino. Lo interrogano? No, il terreno. Sì. Battisone Camillo, il suo inizio alla partenza della 93, Vanni Camilla. Piemontese. La veneta chiude in 49:64. Ripuliamolo l'ottica. Qua noi avevamo... Pensano che vengono in giro a divertirsi, si fanno un culo, si alzano alle 5 del mattino, si devono allenarsi come delle bestie. Guarda, ma c'è un problema di fondo, sai qual è anche? E Giulia chiude in 50:49. Ricordo le prime 5 atlete, al quinto posto Romani Giulia 46:81, Colombo Giorgio Latuil 46:54, Oshri Movic Anita 46:34, Rolle Francis 46:09, Colturi Vara 44:34. E col pettorale 95 la Caterina chiude a 49:51. Vediamo sullo SIS finale. Vai Matteo! Il traguardo d'arrivo pettorale 96, Napolitano e Elena, Ciclab San Sicario, e chiudo con un ottimo 5:32. A seguire Umberto Arietti, il valdotano dello Ciclab Monglassier, Ciclab di Donnas. Purtroppo 97 out, cavallo Matilde, ultime porte fatali per lei. Il traguardo del Preta Rosso Nero in 1:05:98. In pista pettorale 98 Cozzi Clara, problemi per Niccolò Provini, non taglierà il traguardo lungo, problemi lungo il tracciato di gara, quindi spazio a Luca Giorda. E Clara con 52:78 conclude la sua. Difende i colori bianchi e azzurri dello pettorale 99, Sala Frassini Anna. Diventa tre giorni. Cinque Baosta. Nona edizione del torneo Pietro Fossosi. Con due grandi sponsor quali Salomon e conclude la sua prova in 54. Veicoli industriali. Non c'era mai fatto. Pettorale 100, Lunardi Giada, Cinque Pira. Nulla di fatto per concludendo con un bastoncino solo, probabilmente l'ha perso lungo il tracciato. Con 51:12 finisce la sua prova anche Lunardi Giada. E anche per Alessandro Ferraro, problemi lungo il tracciato di gara. 101 Raggi Anna. Ha sbagliato tutta la gara. Attendiamo qui sul traguardo Edoardo Colzi.
titolare 243. Questa prova problemi anche per il titolare 243. A seguire a 102 Fanzoni Giulia Margardena, spazio a Matteo Andreis, ultime tre porte per la Cavi a Totesina e ferma il cronometro in 49.83. Intanto siamo in grado di darvi la classifica provvisoria che vede al primo posto Edoardo Saracco, ecco l'allenatore Bigiada in 59.32, 45 centesimi di distacco per 103 Marina Alessia a pari merito con Leonardo Chivio del Golden Team, 56.37 il tempo di Marina Alessia. Luigi Graziano, sesto Danny Zeppa, settimo Gregorio Bernardi, ottavo 104 Comploi, nono Yannick, è un tempo di 50.82 l'atleta Pasquale Giulia. Col pettorale 105 Perron Giorgia. Adesso il secondo a segnare 53.18 Andreis Trascario 2 atleta piemontese, quindi purtroppo pettorale 106, le ultime porte sono state fatali per Giorgio Stavinia del Sicario. In pista ora pettorale 107 Gervasoni Valentina Radice Group. Che cos'è? Timido accenno di tifo per Valentina. Traguardo e vicino per 10 questo porte. Atleta Matteo Andreis, eccolo in 1:02:24 tagliare appunto il traguardo. E Valentina fa segnare un tempo di 53.11. Con 245 a seguire Matteo Gianluca Andolina. Revolution 2. Club da partenza per questa atleta lombardo. Ultime porte per il pettorale 108 Comune Margot del Ciclo di Bressonei e la Valdostana segna un tempo di 50.22. Ultimi metri per si ricorda tutte le atlete di ritornare immediatamente in partenza per la partenza della seconda gara. Non ci sarà retracciatura, sono pregate di partire. Un altro atleta lombardo in pista. 246 il pettorale indossato. Il pettorale 110 per Peppi Alice, Mondoleschi Team. Fissa il suo tempo in 56.34. Ultimi metri anche per l'atleta lombardo, eccolo in 1:03:20, tagliare il traguardo. Adesso abbiamo il Lollo qui giunto. No, c'è purtroppo auto 111 Sisto Vittoria. In pista ora la 112 Meles Rebecca Ciclave Monk Lekoski Team. Vediamo adesso Francesco che arriva dai suoi fan 49.05 del Cervino. Ne ha problemi per l'atleta valdostano, non taglia il traguardo, sì, quindi andiamo avanti con Santiago Ucmar, scusate, con Maier Montebianco, un altro atleta rosso-nero in pista. Dico di 113, Bovio Emma, addirittura d'arrivo. Problemi con il bastoncino, ma fissa un tempo su 58.94. Eccolo al traguardo. Complimenti comunque per il Courmayeur, 1:05:52 per lui. Pettorale 114, Fragno Jasmin, Ciclave Chamolet. E adesso largo a 54.13. Radici Group, il sodalizio d'appartenenza per questo atleta, quindi Lombardia. Purtroppo out, pettorale 115 Poni Lorenza. Le ultime porte sono state fatali per lei. Guardo in 1:03:54. Occhio. È il Fede. 116 in pista ora. Anese Alice. Ultime 5 porte per lei. Aia. Out purtroppo proprio dal terzo ultima porta. A seguire l'atleta piemontese Michele Carlo
Giraudi che riprende i colori dello club sestriere. 5:17 da punto Beatrice. Lui il suo tempo 1:06:68. Finisce con un ottimo 50:91. Dal Piemonte ci sfocchiamo al Veneto, Ski College Veneto. Ricordiamo soprattutto le ultime arrivate devono salire su subito perché partiamo immediatamente con la seconda gara, visto che le ultime arrivate saranno le prime a partire nella seconda gara. Chiediamo il piacere di salire immediatamente così recuperiamo il tempo che abbiamo perso stamattina. Grazie per la collaborazione, anche gli allenatori, per piacere stimolare le ragazze a salire. La 118 Bernardini Maria dello Ciclab d'Arvena chiude in 47 basso e addirittura d'arrivo alla 119 Loda Benedetta. Benedetta chiude in 48:37 con un ottimo tifo al parterre. Ultime 5 atleta col pettorale 120 Turri Aurora e Kip Limone. Per Marco Ceretti e Aurora chiude in 54:23 tracciato di gara, ultimi metri per lui 1:05:06. Lorenzo Magnacchi a seguire Pater Samantha Ciclab Les Usches, cade le ultime porte e non conclude la sua prova. Speriamo niente di grave, vediamo che si tocca il polso, ma sicuramente non sarà nulla di grave, te lo auguro. In pista abbiamo il pettorale 122 per l'ultima atleta in gara oggi, ci sarà un bel seguito. Poi Angelica, Città d'Imperia, ultima parte per la Ligure e il suo tempo si ferma a 57:52. A seguire immediatamente pettorale 123, penultima partenza in gara, Migliardi Francesca, che chiude in 49:65. E col pettorale 124 l'ultima concorrente, Banchi Alessandra, Golden Team. Eccola in addirittura d'arrivo. Siamo in attesa dell'arrivo ottimo, di Francesco 47:94, concludiamo. Il pettorale prima indossato da questo concorrente di speciale under 14. Si ricorda alle atlete, soprattutto le ultime arrivate ragazze, immediatamente su per la partenza della seconda prova. Non so se siete stanche, Francesco Magnano come per Edgar Ghirardo che lo seguiva, e quindi spazio per Federico Priori per pettorale 256. Fra qualche istante la partenza della seconda gara femminile under 14 e la seconda gara maschile under 14. Si usa uno speciale trofeo Radici Group, il club rappresentato da Federico Priori, 256 il pettorale, e attendiamo al traguardo. No, saltato. Ha tagliato la barra. È il cugino di quello che era incazzato in prima. Se non ci credo, non fanno. Il terzo tiro fa parte del problema. Nulla di fatto anche per Federico Priori, problemi anche per lui lungo il tracciato. E allora largo a Federico Usoni, il friulano del Bachmann. E che ragazzi, fanno un bel pallone. Poi si divertono. Sta per raggiungere il traguardo il friulano, eccolo in 1:05:76 tagliando. A seguire il friulano abbiamo ora Paolo Pita, il valdostano degli azzurri del Cerrino.
Ah, è vero. Ci siamo dei numeri. Ultimi metri anche per l'atleta rosso-nero, chiude in 1:09.78 la sua giornata di gara. Non vedo più, cercato. Andrea Rama con il 259, mentre vi ricordo agli atleti sia arrivati che quelli che hanno avuto dei problemi lungo il tracciato, i pettorali da consegnare sul parterre d'arrivo nelle apposite casse rosse. E intanto l'arrivo in 1:10.01. Andrea Rama e a seguire Edoardo Monteggia col pettorale 260 260. Mondoneschi Team, il sodalizio d'appartenenza dell'atleta adesso impegnato lungo il percorso. Dai, è anche arrivato, bravo. Ultime porte per Edoardo Monteggia, taglia il traguardo in 1:08.67. Gabriel Bonaldi, problemi per lui lungo il tracciato di gara, quindi spazio a Matteo Pagliazzi. Cosa è successo? Sul muro? Ricordo a tutte le atlete in gara scese adesso di ritornare immediatamente in partenza, perché la seconda gara partirà immediatamente senza ritracciatura. Siete pregate di ritornare su, soprattutto le ultime arrivate. Anche per Bonaldi e Panizieri, problemi lungo il tracciato, non taglieranno il traguardo. E allora adesso è la volta di Riccardo Laganà. Golden Team, il sodalizio d'appartenenza per l'atleta adesso in pista. Anche per lui problemi, nulla di fatto per Riccardo Laganà, e quindi spazio a Cristiano Magretti. Sodalizio Eur, il sodalizio d'appartenenza di questo concorrente, di questo atleta. Sono più diversi di così, non si comprende. 267 non prenderà il via, si tratta di Alessandro Delfino. Cristiano Magrelli alle ultime porte prima del traguardo, eccolo tagliarlo in 1:13.08. A seguire Magrelli abbiamo Jacopo Chemise. Problemi per il 267 Alessandro Delfino. Tra le 267 l'abbiamo visto sul muro. NA quindi per questo concorrente. I ragazzi in piedi, va bene. 268 out, Jacopo Morielli del Mondoneschi Team. Allora, e adesso è la volta di Giovanni Bausocchi, Salice Dulce o Sosdu, il sodalizio d'appartenenza di questo atleta. Eccolo al traguardo, 1:07.85.
Sì, comunque tutti gli altri adesso, deve esserci una merda in cima. Reclami dopo la fine della seconda gara. Adesso dovrebbe seguire Giovanni Basoccu e Matteo Erlacher, l'altro tesino del Porto Verstule. Perché sì, è stata una durata che era pure bucata. Mi ha Santosso la forza, no, tutta l'italiana. Sì, sì, sulla dritto stretta era adesso. Sì, no, ho capito, da Nasti dici tu. Che sembra un cortile. Sì, sì. Perché da trovare lì un amico. Problemi anche per Matteo Erlacher lungo il percorso di gara, non toglierà il traguardo, quindi l'alto tesino, e adesso è la volta di Molo di Borchetto dell'Isola, andata a Sestriere, il sodalizio che sodalizio da parte di questo concorrente, lo so, è amico di mio figlio, siamo a scuola insieme, che mio figlio si è diplomato, il Masiello mi ha detto l'arrivo del piemontese 41-71, mi sembra un po' il tempo molto basso. Guardalo qua, lui sta andando benino, eh? Non dice mai i nostri nomi. Sono tutti sballati. Io. 275 non prenderà il via. Vai Ren! Ren, ci sono i tempi tutti sballati. Ma cosa ho fatto? Allora, sei la porta sotto la seconda lunga. L'arrivo di Cattolacca. Non abbiamo però il tempo di riferimento sul tabellone. La rossa. Mi sono tolto, sono uscito, sono salito, sono via. Ah, sì. Giovanni, come hai detto che ero qua? Sono quasi uscito, sono arrivato qua. Fatto così? Sono tornato su. È infattibile. Ma perché c'era una buca? Si vede comunque. Niente, è uscito di solito. Guarda chi scalca qui per fare l'uomo. Quello di qualcuno di me. Ma no, io non lo rifaccio. Non so, mette le cose. Ma sì, chi sono per il schiaccio? Fasulo, petrolale 277. Gran sasso il sodalizio da partenza, mi dicono problemi anche per questo atleta Giorgio Fasulo, e quindi passo a Lorenzo Aldoni, il lombardo del Radici Gruppo.
prendere un stop. Allora lei non può dare il Star stop per qualche istante sul tracciato di Gigante per quanto riguarda la categoria allievi. Mentre vi ricordo ancora la classifica ufficiosa che vede in testa Leonardo Edoardo Saracco e Cuppe Limone 59 e 32 a 45 centesimi, seconda posizione per Leonardo Rigamonti San Sicario Cesana, pari merito con Leonardo Clivio del Golden Team, quarta posizione per Diego Neuvler Kostner del Gardena a 46 centesimi di ritardo dalla prima posizione, 58 sono i centesimi che dividono la prima posizione dalla quinta, occupata da Luigi Graziano e Kip Limone, sesta posizione per Danny Xepa Sestriere, un altro atleta del Sestriere occupa la settima posizione, si tratta di Gregorio Bernardi, ottava posizione per Marco Ploi, nona per Yannick Niero, decima per Pietro Trentino. Questo vince tutto il mondo. Aspettiamolo. E anche lei, raga. Ma sì, ma che cazzo te ne frega. Campioni, campioni, camperoni. Quindi così non può essere, no, rivederla ora. Ci sono due materassi separati. Ho sollevato la testa per non cercarlo, se non lo trovate. Sotto la lampada. No, ho guardato io. Quale lampada? Quella tipo che è spiegata a metà, quello che stava. Ripresa la gara con 278 in pista, ma ha avuto già dei problemi Lorenzo Armigoni, quindi nulla di fatto per lui. Vediamo quindi Nicolas Evolandro, pettorale 279, il valdostano del club de ski, dello ski club Chamolet. È questo? Infatti, vai geometra! Ma io no, è uscito! Ma dai ragazzi, ma dai, andiamo a vincere! Eccolo l'atleta valdostano tagliare il traguardo, 1.07.73 per lui. A seguire l'atleta rossonero abbiamo ora Giona Briccola. Nulla di fatto per il pettorale 281, problemi quindi per Kevin Benedetti. Partito ora. Quindi al traguardo attendiamo ora il pettorale 283. Seconda gara. NP 283 Alexander Zedler. Quindi Edoardo Rolla 284, il pettorale indossato da questo concorrente. Seconda partita purtroppo per Montenuda. Quindi comitato Appennino Emiliano in pista. Ricordo il primo partente, il pettorale 270, Ceneri Matteo. Signore, arrivederci, buona giornata. Ora dal cancelletto di partenza. Anche per Edoardo Rolla problemi lungo il percorso di gara, non taglierà il traguardo l'atleta del comitato Appennino Emiliano.
quindi 2.85 in pista Edoardo Falardi, Borgata Sestrier il sodalizio d'appartenenza per questo atleta piemontese. Purtroppo le ultime porte per l'atleta veneto Cenerini Matteo sono state fatali, non conclude la sua prova. Pettorale 274 e aspettiamo adesso l'arrivo il concorrente col pettorale 269 Guidotti Tommaso. Ricordo agli eventuali spettatori che guardando a monte anche il 285 non taglierà il traguardo, proverì per lui, per la Edoardo Falardi, quindi spazio a Valentino Caputi, la seconda il Veneto del Lecce 2 femminile under 14 portacolori di questo club. Eccolo per il pettorale 269 Guidotti Tommaso in pista ora, pettorale 268 anche per questo atleta, l'abbiamo visto scivolare. Ricordo tutti gli atleti di consegnare il muro che portava i pettorali finale all'arrivo della gara. Corsini Alberto chiude la sua prova 51-83. Gabriele Steponi e Margin Van Marwijk out, problemi anche per questi due atleti. Adesso c'è un piccolo start stop. Pettorale 267 in pista Andreoli Pitro. Battitori di sistemare porta la capito pista al meglio e poi sta per concludere la sua prova. E chiude la sua seconda gara in 54-55. Prima giornata del trofeo Fosso realizzato dallo C Club Aosta sulle nevi di Pila, nona edizione. Parallelamente si sta svolgendo lo slalom speciale per la categoria ragazzi, domani inversione addirittura d'arrivo pettorale 267 Riano Andrea speciale ragazzi, C Club San Sicario chiude la sua seconda prova in 51-91. Pronto in partenza il pettorale 289. Si tratta di Mattia Schiappa. 265 in pista Eur, in quasi addirittura d'arrivo. Lepin Matteo. Per questo atleta, ricordo, indossa il pettorale 289. E conclude la sua gara in 54-59. Di questo gigante sono 311. In pista ora pettorale 264 Lacoste Pierre chiude la sua prova in 48-97. Nulla di fatto per il pettorale 289, anche lui problemi in pista per Mattia Schiappa. Pettorale 263 Kostov Ilia Cicle Baosta qui in arrivo il pettorale 289, chiedo scusa. E conclude, chiude in 1.07 Ilia conclude in 47.95 Mattia Schiappa e adesso pettorale 262 Margonar Samuele Cicle Chamois. Eccolo alle ultime porte anche Davide Pozzi, il valdostano del Latuil Ritor, taglia il traguardo 1.08.99. Edoardo Zanin non prenderà il via e quindi largo a Finn Jorgen Chan. Porto per scrivere in pista Alto Adige, Alto Adige 262 1.08. Si ricorda tutti gli atleti di consegnare i pettorali agli addetti in forza tracciato di gara.
il pettorale, caratterizzati da una giacca blu con scritto Osta. Nicolò Trevisan a seguire, il Veneto dello Ski College Veneto 2. In partenza gli altri pista sulla pista sinistra a breve per la gara, la seconda gara femminile. Chiedo scusa in anticipo, ci sarà saranno sovrapposizioni di arrivo tra femmine e maschi, faremo il possibile per darvi i tempi di tutte le due gare. Come detto prima, 262 in pista ora Margonar Samuele dello Ski Club Chamois, partito ora dal cancelletto. 1:13:91 il tempo fatto segnare da Giorgio Ponzano, il valdottano del Gressonei Monterosa. E a seguire il valdottano Armando Gori, Agile Academy School, ultimo forte per l'atleta d'appartenenza, chiude in 1:05:84, che chiude in 1:02:84. È la volta adesso di Pietro Edoardo Gaia, 261 De Paoli Alessandro, quindi ancora Ski Club rosso nero valdostano, quindi Botti controlla 261 De Paoli Alessandro Radici Gruppo, purtroppo 86 e 86 ha avuto problemi proprio nell'ultima porta. Per forza e coraggio Pietro Edoardo Gaia, seguito da Lorenzo Sartor, e non conclude la sua prova Ski College Veneto 2. Pettorale 260, è arrivato. Pettorale 260 Ruppa Pascher Fabio del Ski Club Val Gardena, conclude in 48:30. L'arrivo in 1:10:97 del pettorale 296, e sulla sinistra del tracciato di gara abbiamo il primo apripista femminile De Juan Bonaz Nil, mentre sul tracciato di gara maschile col pettorale 259 Bassanelli Lorenzo, Ski Club Val Tournanche, chiude in 53:59 la sua prova. Veneto dallo Ski College Veneto 2. Partita la seconda gara femminile. In pista l'atleta col pettorale 124 Banchi Alessandra. L'abbiamo potuto vedere pochi istanti fa all'arrivo della sua prima gara. Nulla di fatto per il pettorale 298, Nicolò Trevisan. Di recupero per la novetta. Per lui lungo il tracciato di gara. E allora è la volta adesso di Giorgio Calabrese, il valdostano del Montglacier. E i fan di Alessandra possono vedere concludere la sua gara in 47:87, mentre col pettorale 257 Vor Mattia chiude. Eccolo Giorgio Calabrese all'arrivo, 1:06:07 per la pista valdostana femminile Miliardi Francesca, pettorale 123 a 10. Chiude la sua gara in 49:73. In gara dopo pista Giorgio maschile con 255 Davide Rizzi Senzi. Iuri, un nome era una garanzia. La Digi Group 2, quindi complimenti Iuri, atleta lombardo. Al traguardo l'atleta lombardo, 1:04:17. Femminile 122 Goi Angelica in arrivo. Angelica chiude in 56:46, mentre Iuri 55:68. Complimenti Iuri, soprattutto per il nome. Tracciato femminile maschile col 254 per Toner Filip.
Davide Seghezzi. Val Gardena chiude in 49-19. Al traguardo. Il pettorale 120. Non abbiamo tempo di marcia per l'atleta Turri Aurora. Faremo sapere più avanti. Così è in pista maschile, 253, Parolini Pietro. 203, dovrebbe essere il pettorale indossato da questo atleta, 1.07.93, il suo tempo. Sta finendo la sua gara. Il 2.53, Parolini chiude in 59.78. Il 120, ricordo il risultato del 120 femminile, 54-16 per l'atleta Turri Aurora. Mentre sul tracciato maschile, con il pettorale 251, eccolo il 1-0. Abbiamo problemi nel tracciato femminile, probabilmente per una caduta. Stiamo risistemando il percorso e aspettiamo la prossima atleta in gara. 304. Atleta dell'Eur. Nel tracciato di pista maschile col pettorale 250 in pista, adesso in pista ora Milani Leonardo. Per quanto riguarda la categoria allievi, questo gigante, eccolo all'arrivo in 1:12:25. E Leonardo Milani 305, chiude in 1:01, 1:01. Adesso è la volta di Francesco Benettolo col pettorale 119, Loda Benedetta. E Benedetta con il dritto gruppo di fa chiude in 48 e 88. Deve essere la volta adesso del pettorale 307, Val Palò, il sodalizio da partenza per questo atleta lombardo delle Alpi Centrali. Chiude la sua seconda prova in 48-16. In campo maschile, ora in 116, campo femminile, Inese Alice, chiude in 50-04. Atleta rossonero. Penultimo concorrente lungo il percorso di gara, si tratta di Marco Michieri. Come ha detto Tommy, probabilmente per Matteo Chiereleso. In pista ora 246 Bernardi Gilberto in campo maschile e per in pista femminile sul pettorale 115 Poni Lorenzo chiude in 50-22. 4:88. 246 Bernardi Gilberto chiude la sua prova in 50-79. Ultimo concorrente della categoria allievi. Pettorale 114 in campo femminile, Fragno Jasmine chiude in 54-09, mentre abbiamo addirittura d'arrivo sulla pista maschile, pettorale 245 Rottinoni Luca su Club Lecco, che chiude la sua prova in 50-31. La Volkswagen Veicoli Industriali che fornisce il pulmino che ti porterà via allo club capo in pista femminile, pettorale 113 Bovio Emma conclude la sua prova in 1:05, il trofeo un minuto no come gara. Pettorale 112 Meles Rebecca in 49-84. Nulla di fatto. Pista maschile 244 il pettorale Bretto Ernest in 53-24. Manifestazione. Attendiamo l'arrivo del pettorale 111 della pista femminile Sisto Vittoria. Problemi per lei, stanno la loro gara sul chiude la sua gara in 51-66. Mentre abbiamo le ultime porte per 243, per pettorale 243 Pulgarelli Simone che sono state fatali, non conclude la sua prova. In pista ora in pista femminile Bertetti Alice, pettorale 110, in campo maschile pettorale 243 Bulgarelli Simone, no, 242 chiedo scusa, Alfonso Tommaso. E Alice, se non ricordo male, chiude in 56-74. Anfossi Tommaso chiude la sua prova in 48-78. Pista femminile, attendiamo l'arrivo
del pettorale 107, Gervasoni Valentina, Comune Margon, non è partita. E in pista maschile il pettorale 241, Bosio Tommaso. Cazzo! Ultimo porte per Bosio Tommaso, conclude la sua gara in 51-35. Ultime porte anche per il pettorale 107 in campo femminile, Gervasoni Valentina. Radici Group chiude in 54-81. Max, dei pettorali, attivi! Alla nostra destra in campo maschile abbiamo il pettorale 240, Odorisio Filippo. Vi ricordo ancora che conclude la sua seconda prova indossati dagli atleti in 50 e 70, che in campo femminile attendiamo l'arrivo di gara, i pettorali sono purtroppo la 106 Giorgio Slavini out, quindi attendiamo l'arrivo del pettorale 105. Casse rosse, grazie. Adesso non ti vedo più, quando ho tolto la telecamera apri pure già perché in contemporanea arrivano Perron, Giorgia e 238 Tesme Coyor. Tesme segna un tempo di 49-19, Giorgia di 53-46. Ora in campo femminile in pista 104 Pasquali Giulia, e per quanto riguarda i maschi campo maschile 238 il pettorale Casale Gabriele. Giulia fissa un tempo di 50-92, mentre Casale Gabriele ferma il cronometro su 52-63. In pista ora per quanto riguarda le ragazze, Marina Alessia, ultimo in porta per lei, mentre in campo maschile pettorale 237 Marasco Francesco, pettorale 103 Marina Alessia ferma il tempo in 57-90, 237 pettorale maschile 51-64 per Francesco Marasco. E subito dopo è arrivato il pettorale 102 Franzoni Giulia con 50-36. In campo maschile aspettiamo l'arrivo, le ultime porte per il pettorale 235 Giglio Daniel, che fissa il tempo in 52-90. In campo femminile ultime 7-8 porte per il pettorale 101 Raggi Anna. Forza Anna, ce la puoi fare. E fissa un tempo in 1-0-1-72. Dietro di lei il pettorale numero 100 Lunardi Giada, e in campo maschile il pettorale 234 Mazzoleni Pietro chiude in 52-10, mentre Anna chiude in 51-16. Giada 51-16. Scusate, non è facile dare i tempi di due manche, è uno stress, di due gare contemporaneamente. Di Sciacquura in campo maschile, campo femminile pettorale 99 Sala Anna, Ciclab Aosta chiude in 51-87, mentre addirittura d'arrivo abbiamo il pettorale 233 in campo maschile Marchetti Federico, e Federico arrivando senza un bastoncino chiude in 58-94. Campo femminile Colpi Clara chiude la sua prova in 53-98, mentre in pista maschile abbiamo il pettorale 232 Callegari Michele. Vediamo, a Callegari Michele probabilmente ha avuto un problema tanto quanto il pettorale 97 femminile Cavallo Matilde, che nelle ultime porte è purtroppo uscita. 238 in pista, 231 il pettorale in pista maschile Toffenetti Michele, il pettorale 96 in pista femminile Napolitano Elena. Elena chiude in 50-65, mentre attendiamo ancora il pettorale 231 Toffenetti Michele, che sta per concludere la sua prova, ultime porte per lui, e Michele chiude in 48-18, mentre pettorale 95 femminile Lambertini Caterina purtroppo out nelle ultime porte
pista destra maschile, pettorale 230 in gara, Mula Lorenzo, ultima in porte per lui. Pista femminile, pettorale 94, Clar Giulia. Quindi il maschile Lorenzo chiude in 48-49-79, Giulia in 51-36. Ultime porte per il pettorale 93 in pista femminile, Vanni Camilla. Problemi nell'ultima porta, ma chiude comunque in 50-34, mentre col pettorale 229 in campo maschile, Berthaud del Ski Club Courmayeur chiude in 52-63. Pettorale 92 in campo femminile, Pompei Alice conclude la sua prova in 49-22. In campo maschile aspettiamo il pettorale 228, Costa Edoardo, e lo vediamo nel muro finale, mentre nel muro femminile finale abbiamo il pettorale 91, Cermini Aurora. Edoardo chiude in 57-21, mentre Aurora conclude la sua gara in 54-98. In campo maschile ora abbiamo il pettorale 227, Orsenigo Pietro. Ultime battute di gara per lui e prova conclusa per Pietro in 51-23. Pettorale 90 in campo femminile, Mazzaretto Emily. Allora attenzione, nessuno squalificato comunque per conclusione della sua gara in 56-90. Allievi un quarto d'ora per eventuali reclami. Pettorale 226, Diel Leonardo, Ciclab Montgolfier. Valdostano ultima porta per lui. Nessuno ha squalificato per quanto riguarda 89, Maria Bertoglio. Gigante allievi e 15 minuti. Il ragazzo finisce in 56-76, 74 e mentre 51-15 è tempo di Maria Bertoglio. Addirittura finale 225 in campo maschile Giacomo Nicolini, mentre in campo femminile Sbisa Sofia. Per lui 52-40, per Sofia 52-96. Primo! Quasi sì. Siamo primi! In campo femminile ola con il pettorale 87 Baudino Sofì, mentre per quanto riguarda in campo maschile il pettorale 224 Sbocchi Samuele finisce la sua gara in 51-91. Probabilmente problemi per Sofì, tant'è che in dirittura d'arrivo troviamo nella pista femminile Fabiano Sofia e Sofia conclude la gara in 48-72. Mi è partito il tempo maschile, non vedo più il tempo maschile. Il campo maschile purtroppo ora ho un problema tecnico, non posso vedere i risultati né tantomeno i pettorali. In campo femminile pettorale 85 Zanetti Francesca, in campo maschile 221 Filippo Luzzi con niente, chiedo scusa, in campo femminile Zanetti Francesca 51-16. In campo femminile con l'84 abbiamo ora Mazza Silvia che sta per concludere la sua gara in 50-95. Pettorale 221 chiude la sua prova in 59-89, Luzzi Filippo. Aia, problemi per il pettorale 83 nelle ultime porte di gara per Urbani e Emma, auto proprio sul muro finale. Allora lui non può fare un cazzo. Chiedo scusa per gli ultimi tempi maschili, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici. In campo femminile invece il pettorale 80.